Taglio del nastro questa mattina per il nuovo laboratorio di patologia clinica dell'ospedale Bonomo di Andria, un progetto atteso da oltre 6 anni che finalmente vede la luce con l'accelerazione negli ultimi mesi dei lavori di riqualificazione degli ambienti e l'arrivo di moderne apparecchiature in grado di dare risposte in tempi rapidi anche agli esami più complessi. Alle mie spalle si può vedere una tecnologia innovativa che è questo strumento, si chiama integrato tecnicamente, e che esegue contemporaneamente da un'unica provetta esami rutinari più esami endocrinologici, quindi specialistici, e anche marcatori tumorali, il tutto condensato in un tempo di esecuzione del massimo di un paio d'ore. Quindi tutto quello che veniva eseguito in più giorni, ma soprattutto in maniera diversificata, viene tutto concentrato attraverso questa tecnologia. Non è l'unica tecnologia, ma noi abbiamo anche nuove strumentazioni per quanto riguarda l'ematologia, la coagulazione e altri settori come la proteidologia, l'autoimmunità, la microbiologia. Quindi il nuovo ambiente ha dato la possibilità di rendere al meglio tutto quello che avevamo già e di introdurre le tecnologie di cui eravamo in attesa. Un investimento da oltre 1 milione di euro di fondi FESR. In attesa del nuovo ospedale prosegue il processo di rifunzionalizzazione del Bonomo di Andria avviato dalla ASL BT in questi anni. Dopo i lavori al pronto soccorso, alla radiologia interventistica e all'anatomia patologica, dicono dalla direzione generale, è arrivato il momento di restituire un ambiente di lavoro dignitoso anche agli operatori del laboratorio di patologia clinica. L'unità operativa di patologia clinica è un'unità di supporto importante per le unità operative di ricovero, chirurgiche, mediche e anche per il pronto soccorso, ma anche per coloro che fanno richiesta di esami dall'esterno. Con queste nuove e più moderne apparecchiature è possibile fare esami rutinari, ma anche esami di marker tumorali, ormoni, in tempi molto più rapidi, nel giro di pochissime ore, e quindi siamo in grado di dare una risposta alle necessità degli utenti.